Pizza in festa a Trinitapoli, per la prima volta nel centro Fantino, una manifestazione enogastronomica sulla pizza, o meglio sulla pizza casalina, un percorso enogastronomico di degustazioni, spettacolo, divertimento ed anche beneficenza. L'evento, che partirà domani e durerà fino a venerdì, organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri, con il patrocinio della provincia di Barletta Andria-Trani e del comune di Trinitapoli. La manifestazione si terrà presso la zona antistante, il palazzetto dello sport Sandro Pertini. Abbiamo chiesto la collaborazione ai pizzaioli di Trinitapoli, che hanno aderito tutti quanti assieme proprio per realizzare questa grande festa, che è la prima non solo su Trinitapoli ma anche sulla provincia, proprio per dare un lancio a Trinitapoli stesso e per cercare in tutti i modi di incentivare il discorso pizza, la cultura della pizza proprio su Trinitapoli. E abbiamo organizzato questa manifestazione anche con uno scopo finale, che è quello della raccolta fondi per la direzione didattica statale di Trinitapoli per le scuole dell'infanzia, dove con i fondi che noi andiamo a raccogliere li destiniamo proprio all'acquisto di materiale didattico per i nostri bambini. Trinitapoli sta rispondendo bene a questa manifestazione, ci sono un sacco di adesioni per quanto riguarda gli aiuti agli stand, ci sono le richieste, abbiamo parecchia gente che vuole intervenire per quanto riguarda gli aiuti ai servizi. L'Associazione Nazionale Carabinieri, fondata nel 1886, perché oltre a portare avanti gli ideali dell'arma, dei sentimenti di patria, anche cercare con il volontariato di soddisfare i bisogni dei cittadini. Saranno presenti con i propri stand le eccellenze e le pizzerie locali: Pizzeria Vittorio, Zoton, Pizza Mania, La Dolce Vita, Il Passetto, La Sfornata, La Focacceria del Villaggio. Tutti i partecipanti chiuderanno nella due giorni i propri esercizi. Tutto il ricavato della sagra sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di materiale didattico per le scuole dell'infanzia trinitapolesi. Un'iniziativa che veramente promuove questi artisti che noi abbiamo a Trinitapoli, perché io li definisco tali, perché sono dei bravissimi nel fare la pizza, ma soprattutto sono stati generosissimi, perché l'iniziativa è anche finalizzata a dare tutto il ricavato a favore dei bambini, e quindi questo non può che tornare utile alla città e non può che tornare utile veramente a questi signori che si impegnano quotidianamente. La città sarà in festa e devo dire che è stata veramente gradita dall'amministrazione, che ha dato il patrocinio assieme alla provincia e che sono convinto che riscuoterà un notevole successo, ma che creerà una pietra miliare anche per i prossimi anni.